All'andata Yashin non c'era, all'Olimpico sì. È la sua prima e ultima partita ufficiale in Italia. Ne giocherà solo un'altra amichevole a San Siro nel 66. E lascia il segno anche stavolta. Nel secondo tempo, sull'1-0 per i russi, l'Italia ha finalmente l'opportunità di pareggiare su calcio di rigore. Una delle leggende meglio custodite sul ragno nero è il numero esatto di rigori parati in carriera. La versione più accreditata dice 86, ma sono come i gol di Pelé, chi dice 700, chi 1000, chi 1300. Insomma, chi lo tira questo rigore che può rimettere l'Italia in partita a mezz'ora dalla fine? Un ragazzino che ha compiuto 21 anni appena due giorni prima, eppure si è già capito che è uno che non scappa dalla responsabilità. Sandrino Mazzola. Vado sul dischetto sicuro, come sempre, ma commetto l'errore di incrociare il suo sguardo e sento quasi una scossa elettrica. C'è qualcosa che sta demolendo la mia sicurezza. Tiro e lui allunga quel corpaccione, si distende, aziona le sue braccia da piovra, para, blocca. E io rimango sotto shock per tutta la partita.